Era il maestro dei maestri, interprete di uno stile unico nel guidare il proprio candeliere, quello dei contadini, alla Falada del 14 agosto. Giovanni Ruglio, da tutti conosciuto come Platamona, è stato per ben 34 anni capo candeliere del gremio dei contadini, di cui fu obriere maggiore per la prima volta nel 1983, dopo essere entrato nel sodalizio che ha come patrono San Giovanni Battista. Nato a Sassari nel 1931, tra un paio di mesi avrebbe compiuto 86 anni. Nel 1968 formò la squadra di portatori che per decenni è stata definita mitica e che fece incetta di premi quando ancora veniva assegnato un omaggio al candeliere che meglio si esprimeva nei balli e nei passi. La passione per il gremio e per il suo candeliere proseguì sino al 2001, anno in cui passò il testimone a uno dei suoi uomini di fiducia, l'attuale capo candeliere Antonio Cossu, per anni componente della squadra guidata da Mastro Giovanni. Nel frattempo Ruglio divenne per la seconda volta obriere maggiore nel 1996. Da capo candeliere aveva uno stile inimitabile che ha fatto scuola. L'ultimo omaggio è stato in occasione del funerale a Santa Maria, con i suoi portatori che lo hanno accompagnato per l'ultimo viaggio, presente il gremio in forma ufficiale, insieme agli altri capi candeliere in via straordinaria con le divise della Farata.